volevamo far vedere che insomma con un abaco sì, riusciamo a usare anche gli strumenti tradizionali. Allora, quello che volevamo mostrare era proprio questo. Noi abbiamo fatto, diciamo, 100 i soldi delle tasse di tutti i cittadini lombardi. E abbiamo detto, allora, abbiamo tutti questi soldi delle tasse dei cittadini lombardi che dovrebbero essere dati in parte anche agli studenti, visto che la scuola è finanziata con i soldi di tutti noi. Abbiamo diviso quelle che è la percentuale degli studenti che in Lombardia vanno alle scuole paritarie rispetto a quelli che vanno alle scuole statali, e questa è la percentuale da dati che abbiamo trovato sul sito della regione. Quindi abbiamo all'incirca un 9%, 9/10%, e un 90% di ragazzi che vanno alle statali rispetto al 10% dei ragazzi che vanno alle paritarie. Poi abbiamo preso i soldi a disposizione per aiutare le famiglie. Qui si dice aiutare le scuole paritarie. Allora, non si possono, allora, c'è stato un grosso misunderstanding, nel senso che a noi è stato sempre detto in Regione Lombardia che questi soldi sono soldi di aiuto alle famiglie. Allora, è stato deciso di aiutare le famiglie dei ragazzi che vanno alle scuole paritarie utilizzando su una cifra intera di 40 milioni i tre quarti di questa cifra alle scuole paritarie, 10 milioni vanno alle scuole statali, e qua cominciamo a vedere una certa tendenza squilibrata. Dopodiché, che cosa ha deciso la Giunta? Di destinare dei soldi agli studenti disabili solo ed esclusivamente se vanno alle scuole paritarie, e qua abbiamo ancora di più un'inclinazione da una certa parte. Dopodiché, non contenti, hanno deciso, e questo me l'ha detto l'assessore Aprea durante la seduta di commissione, che agli studenti delle scuole superiori, come diceva la mia collega, delle statali, venivano dati degli aiuti per i libri di testo e per la tecnologia. Sono aiuti veramente lussuosi, nel senso che sono 100-200 euro a fronte di libri che ne costano 3-4 volte tanto, ed è stato deciso di darli, sempre per l'acquisto dei libri, solo fino alla seconda superiore. L'assessore Aprea mi ha detto la scuola dell'obbligo. Bene, noi abbiamo una scuola dell'obbligo, evidentemente, che nel caso delle scuole paritarie dura fino alla quinta superiore, visto e considerato che i soldi per la libertà di scelta, sempre per la stessa categoria di studenti, quindi studenti delle scuole secondarie di secondo grado, viene dato il buono scuola fino alla quinta. E questo ci lascia molto perplessi, perché vorremmo capire esattamente se ci sono due livelli di scuola dell'obbligo o se ce n'è uno solo, perché così parrebbe. Quindi abbiamo questo quarto livello che è decisamente ancora a sfavore sempre delle scuole statali. È stato tolto il merito, è stato detto probabilmente che c'è stata una sentenza del TAR che ha dato ragione, ma a una componente che c'era fino all'anno scorso, quella del merito. Quest'anno è stato cambiato, quest'anno è stato mantenuto rispetto all'anno scorso la quota per le scuole paritarie, che era di 30 milioni l'anno scorso, e quest'anno è stato mantenuto. È stato abbassato quello che è stato dato l'anno scorso alle scuole, che più o meno erano 35 milioni, è stato abbassato a 10,
dicendo sono diminuiti gli stanziamenti che ci arrivano dallo Stato. Ma anche qui, ancora una volta, e andiamo a toccare un'altra casellina, si è deciso di utilizzare comunque i fondi quasi esclusivamente per le scuole paritarie. Ancora una volta. La cosa bella è che noi stiamo portando in giro le informazioni. È stato fatto un ulteriore ricorso, anzi due ne sono stati fatti quest'anno, da genitori di studenti che vanno alle scuole primarie. E lo stiamo portando in giro per tutta la regione Lombardia. I genitori degli studenti che vanno alle statali non ne sanno niente. Alcuni non sanno nemmeno che esiste il buono scuola. Erano state raccolte 15.000 firme da una petizione contro il buono scuola in regione Lombardia. Sono state presentate in commissione e immediatamente archiviate. Votazione in commissione, perché naturalmente sono solo 15.000 firme di cittadini lombardi che non vogliono il buono scuola. A che cosa servono? Assolutamente a nulla. Il comune di Sondrio adesso è intervenuto per dire che è contrario al buono scuola. Il comune di Garbagnate Milanese era intervenuto per dire, per una mozione, dicendo noi siamo contro il buono scuola. Ma evidentemente la giunta in regione Lombardia va avanti chiaramente per la sua strada, che è quella di finanziare le scuole paritarie, che sono per la maggior parte private. Quando ci è stato dato, quando abbiamo letto la delibera, in commissione ho chiesto all'assessore, gli ho detto non mi risulta che ci siano delle scuole statali, perché nella delibera c'è scritto che viene dato alle scuole paritarie e statali che hanno una retta di frequenza, e l'assessore mi ha detto io non lo sapevo, non è vero, ci sono, e mi ha dato l'elenco. Allora l'elenco noi siamo andati a guardarcelo perché ci pareva giusto, grazie Ance per avercelo dato, e abbiamo scoperto che molte di queste scuole, a parte un educandato, legge del 1929, sono hanno non una retta di frequenza, ma una retta in realtà di iscrizione, alcune 210 euro, altre 362, altre 258, 284 euro, 564 euro in una retta unica. E che cosa succede? Che quando viene rimborsato, certo che hanno diritto questi studenti di chiedere il buono scuola, ma viene rimborsata la quota della retta. Quindi in realtà viene rimborsato quasi la stessa cifra che sarebbe toccato l'anno scorso con la dote scuola. Questo è quanto si evince. Scuole private, e qui invito, perché scusatemi, ma questa veramente è un'ignoranza mia e di molti genitori che ci hanno detto che loro hanno provato a vedere se con un ISEE zero e un contributo del buono scuola potevano riuscire, per il principio della libertà di scelta, potevano riuscire a mandare i loro figli a una scuola paritaria. E tutti quelli che ci hanno provato a informarsi ci hanno detto no, non ci riusciamo, perché i soldi non sono sufficienti. La libertà di scelta è apparente, perché qui si vanno ad aiutare, con la nuova delibera, delle famiglie con un ISEE fino a 38.000 euro. ISEE che è corrispondente, molte volte può essere corrispondente, a un reddito molto alto. Mi diceva qualcuno che si occupa di ISEE che potrebbe essere anche un reddito fino a 100.000 euro. Noi rispettiamo la libertà di scelta di mandare alle scuole private i propri figli. Io, e ve lo dico perché era già stato detto qui, alle elementari i miei figli sono andati a una scuola privata.
lo dico tranquillamente e serenamente, me la sono pagata. Allora io non avevo la possibilità, perché in Italia la conciliazione fra i tempi di lavoro delle madri che lavorano tanto e la scuola ancora non esistono, non avevo altra possibilità se non quelli di mandarle a una scuola privata dove me li tenevano fino alle 6 di sera. Quindi lo dico serenamente, ma se vogliamo mascherare con una libertà di scelta che in realtà non è libertà di scelta, perché chi ha un ISEE basso in realtà non può mandare i figli a queste scuole, perché queste scuole statali a cui che possono accedere al buono scuola sono quasi tutte a Milano, e quindi nella fattispecie se qualcuno abita fuori da Milano a queste scuole con queste cifre non ci può accedere. Può accedere ad altre scuole che hanno delle cifre di retta decisamente maggiori. Sono pochissime queste scuole, è questo fogliettino e basta. E molte sono civica, sono una scuola sola, gli indirizzi sono uguali, quindi sono veramente pochissimi. Gli indirizzi diversi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono una decina, 10. Allora, e viene detto, se vogliamo parlare di finanziamenti alle scuole private, di cui si dice sempre, quest'anno sono stati dati 498 milioni, perché anche al governo, purtroppo, nonostante ci sia il PD, c'è comunque questa tendenza a dare i fondi alle scuole paritarie.